Un sentiero tra i boschi e la macchia mediterranea corre lungo la costa della riserva naturale Le Bandite, 11 chilometri incontaminati che affacciano su un mare cristallino. Siamo a Cala Violina, in piena Maremma, comune di Scarlino, nel Grossetano. Qui, dal 1 giugno e fino al 15 settembre, la spiaggia è a numero chiuso. 700 persone al massimo ogni giorno possono accedere alla riserva dopo una prenotazione online e al pagamento simbolico di 1 euro. La sabbia di granelli di quarzo suona come un violino quando si cammina a piedi nudi. Davanti, nitida e ben definita, si staglia l'isola d'Elba. Cala Violina, finora accessibile a tutti, con picchi la scorsa estate anche di 3.500 turisti, è la prima spiaggia della Toscana ad ingresso su prenotazione. La scelta è stata presa in un consiglio comunale ad inizio aprile, spiega la sindaca di Scarlino, Francesca Travison. Il progetto è un progetto soprattutto di tutela dell'ambiente, di tutela di quella meravigliosa spiaggia, perché veniva frequentata da troppe persone e non era possibile continuare in questo modo, per cui abbiamo limitato l'accesso a 700 persone con 150 auto nel parcheggio. Dopo aver percorso un paio di chilometri dal parcheggio, si arriva all'ingresso in cui gli operatori della cooperativa Auxilium Vitae, incaricata dal comune, controllano l'accesso. Spiega Naissan. Le persone che vengono ci mostrano un QR code che noi scansioniamo e se tutto va bene poi possono accedere alla spiaggia. Arrivati in spiaggia si vive un'esperienza davvero unica. Il bagno in un'acqua trasparente, lo snorkeling vicino agli scogli. A largo stazionano barche private, ma il comune ha fatto sì che la distanza passasse da 150 a 300 metri. Lungo il percorso spiccano altre due perle, Cala Civette e Cala Martina, da cui un gruppo di patrioti portò in salvo Garibaldi. L'assessore al turismo e agli eventi, Silvia Travison. Il progetto nasce sostanzialmente dalla volontà di far vivere ai turisti che frequentano la zona un'esperienza unica per Cala Violina. Ci siamo resi conto, appena insediati, che Cala Violina era bat estremamente battuta e i turisti non godevano delle bellezze naturali nel vero senso della parola. Per il prossimo anno chiaramente abbiamo progetti nuovi da portare avanti, vorremmo migliorare gli accessi anche nelle altre calette, renderli più fruibili e soprattutto anche creare degli accessi per i portatori di disabilità che hanno delle difficoltà a raggiungerli. Per tutto agosto Cala Violina è sold out e se i toscani la fanno da padroni, subito dietro ci sono i lombardi e i piemontesi. E quei pochi che arrivano tutti sudati dopo un'ora di camminata, non sapendo del numero chiuso, si devono accontentare, si fa per dire, delle altre calette che si incontrano lungo il percorso.